Fra le principali cause di un'apparente minore propensione delle donne all'investimento, c'è una cultura di scarsa fiducia nelle proprie competenze finanziarie che nasce da lontano. Infatti, vi è una densa rete di fattori di varia natura che determina una profonda frattura fra l'identità economica di un uomo e quella di una donna. Per prima cosa, per acquisire confidenza con il denaro, come per qualsiasi altra cosa, bisogna disporne. E in questo senso dobbiamo registrare un dato di partenza molto importante. In Italia, secondo una recente ricerca condotta dall'Università Cattolica di Milano, una donna su tre non ha un reddito autonomo. Ma ci sono altri dati interessanti in questa ricerca. Primo fra tutti, quello che riguarda gli investimenti. Infatti si evidenzia come soltanto il 21,3% delle donne abbia all'attivo investimenti finanziari, contro una percentuale ben più elevata di uomini, ben il 78,7%. Questi numeri sono particolarmente interessanti, poiché confermano in un certo senso la nostra tesi. Più è elevata la disponibilità economica, più è forte la competenza finanziaria. È proprio in base a queste informazioni che possiamo stabilire un punto fermo e iniziale nella comprensione delle differenze nei comportamenti finanziari fra uomo e donna. E questo punto fermo si chiama differenza salariale, un indicatore macroeconomico del quale avreste già potuto sentire parlare, con il termine inglese gender pay gap. Il gender pay gap è calcolato come la differenza tra salari orari lordi medi di uomini e donne, espressi in percentuale del salario maschile, secondo i criteri Eurostat. E non è una caratteristica socio-economica del solo sistema italiano. In Europa e nel mondo questa disparità è diffusa, anche più che in Italia, dove si assesta al 5,5%, che sembra nulla se confrontato al 19% del Regno Unito, al 18% circa degli Stati Uniti, al 15,8% della Francia e al 15% della Spagna. Il caso italiano, pur sembrando numericamente più roseo rispetto agli altri, ha caratteristiche peculiari. La componente spiegabile della differenza salariale mostrerebbe un segno negativo, meno 6% circa, principalmente frutto di caratteristiche produttive migliori rispetto a quelle maschili. Pensiamo per esempio al titolo di studio. Ma ad azzerare e invertire questo bilancio intervengono 11 punti percentuali collegati a fattori cosiddetti inspiegabili, ovvero pregiudiziali. Per fare solo un esempio, pensiamo all'ingiustificata convinzione di una minore produttività delle donne collegata al fenomeno della maternità. L'indagine più recente condotta dalla Banca d'Italia all'inizio del 2020 sul livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani adulti conferma l'esistenza nel nostro paese, più che in altri, di un significativo divario di genere, con gli uomini attestati su una scala da 1 a 21 su un punteggio complessivo di 11,44 rispetto al 10,95 delle donne. Come nel caso del gender pay gap, la forchetta di genere italiana non sembra poi così ampia. Tuttavia, bisogna notare quanto questa operi in un contesto dove anche il punteggio conseguito dalla platea maschile è poco entusiasmante. In questo quadro, un punto di differenza può significare l'abilità o meno nel gestire il proprio reddito e il patrimonio familiare. Torniamo quindi al punto culturale dal quale siamo partiti, in un circolo che, se non è vizioso, certamente non ha nulla di virtuoso da difendere, quanto piuttosto ci offre tutte le migliori ragioni per essere spezzato.